Sono Riccardo Seccarello, sono il responsabile della comunicazione di Veritas, la società interamente pubblica che a Venezia gestisce il servizio idrico integrato. Ci troviamo alle spalle di Piazzale Roma, nell'ex convento di Sant'Andrea. Oggi vi porterò all'interno del Museo dell'Acquedotto di Venezia. Questa è la sala macchine, costruita nel 1889. Il rumore di fondo che sentite è quello prodotto dalle moderne pompe e dagli impianti che rilanciano e portano nelle case di Venezia e delle isole l'acqua che arriva dai campi pozzi e dal potabilizzatore di Casolaro. Il museo è una struttura nata per far conoscere ai cittadini, ma soprattutto agli studenti, un pezzo di storia della nostra città. Venezia è una città molto particolare. Ha fatto la sua fortuna e vive nell'acqua, ma non ha acqua dolce. Quindi, fino alla sua fondazione, che si ipotizza sia avvenuta nel 421, gli abitanti si sono dovuti ingegnare per trovarla. All'inizio recuperando l'acqua piovana, poi inventandosi quel capolavoro che sono le vere da pozzo, ancora oggi visibili in molte parti di Venezia. Sotto la vera c'era una cisterna coibentata con l'argilla, dove l'acqua piovana, raccolta attraverso i gattoli, veniva in qualche modo filtrata, depurata e immagazzinata. Teniamo però presente che all'epoca il concetto di potabilità era molto diverso dal nostro e i parametri di quell'acqua sarebbero oggi simili a quelli dei nostri reflui fognari. Questi pozzi erano vere e proprie cisterne pubbliche, riempite, oltre che dalla pioggia, dai membri della corporazione degli acquaroli e da loro sorvegliate per evitare furti. A Venezia l'acqua dolce era considerata un bene molto importante e la sua gestione era affidata a ben quattro magistrature. Tra il XIV e il XV secolo, Venezia è una tra le città più potenti, ricche e popolose d'Europa, anche se periodicamente colpita da pesti ed epidemie. A metà del 1400 le autorità decidono che l'unica fonte di approvvigionamento di acqua dolce debba essere il fiume Brenta, che per questo motivo viene monitorato, scavato e addirittura deviato. All'inizio del 1600 viene anche realizzato il canale Seriola, da cui viene prelevata l'acqua dolce portata a Venezia a bordo di grandi barche, i cosiddetti burchi. I pozzi, riforniti dalla pioggia e dall'acqua della Seriola, rimangono dunque per secoli l'unico sistema di approvvigionamento idrico di Venezia, nonostante i molti progetti presentati nel corso degli anni. Continua così fino all'inizio dell'Ottocento, con l'arrivo dei francesi, quando si comincia a discutere di come rifornire Venezia di acqua potabile, tenendo anche conto che il numero di abitanti sta crescendo a vista d'occhio, fino ad arrivare nel 1857 al record di oltre 120.000 residenti, che però vivono in condizioni igienico-sanitarie molto molto precarie. Lo stato dei pozzi, quindi dell'acqua contenuta, non è buono ed è anche per questo che in quegli anni scoppiano molte epidemie di colera. Serve quindi una soluzione drastica e radicale, la costruzione di un acquedotto a controllo pubblico. Finalmente, nel 1874, dopo 300 anni di discussioni e decine di progetti, il comune decide di costruire l'acquedotto, che prenderà l'acqua dal Brenta e dalla Seriola e la porterà a Venezia attraverso condotte posate sul fondo della laguna. I lavori partono nel 1880 e prevedono la realizzazione di una centrale idrica alla stazione marittima, poi però spostata nel convento di Sant'Andrea, dove ci troviamo adesso. Questo museo contiene cose molto interessanti, ad esempio immagini e fotografie su lastre di vetro, splendide ma struggenti, che ci fanno vedere la giovanissima età di molti operai e in quale condizioni si lavorasse non nel Medioevo ma poco più di 100 anni fa. Alla vigilia dell'inaugurazione si presenta un grave problema. Alcuni interventi idraulici hanno reso l'acqua della Seriola non più salubre. Il nuovo acquedotto viene comunque inaugurato.
la sera del 23 giugno 1884, Piazza San Marco è illuminata a giorno, come vedete, e all'ombra del campanile viene allestita una fontana dalla quale sgorga l'acqua dell'acquedotto. Il comune però impone al gestore di trovare una fonte alternativa al canale Seriola. Cosa che avviene dopo poche settimane con l'individuazione di alcune sorgenti di acqua purissima nella zona di Sant'Ambrogio, nel comune di Trebaseleghe, in provincia di Padova. Sono le stesse falde che ancora oggi riforniscono i rubinetti di Venezia. Il nuovo acquedotto inizialmente rifornisce i pozzi, le fontane pubbliche e pochissime utenze private, perché i costi del servizio sono molto alti, insostenibili per la maggior parte dei cittadini che così continuano ad attingere l'acqua dalle molte fontane di Venezia e dai pozzi. Nel giro di pochi anni però l'acquedotto viene esteso e alla fine dell'Ottocento sono collegate anche le isole di Murano, la Giudecca e il Lido. Ma le tariffe non scendono, quindi gli utenti non si allacciano e la Compagnia Generale delle Acque si lamenta con il Comune, che invece avrebbe voluto rendere la gestione completamente pubblica, senza però riuscirci. Il 1923 è l'anno della svolta. La Compagnia Generale delle Acque riceve dal Comune di Venezia l'incarico di gestire l'acquedotto per 50 anni. Possono quindi partire importanti investimenti e molti lavori che daranno al servizio idrico integrato la forma e la struttura che oggi conosciamo. È la spinta verso la modernizzazione e verso la crescita esponenziale del numero di utenti allacciati. Nel 1973, allo scadere della concessione, il servizio torna al Comune, che 4 anni dopo crea ASPIV, una società interamente pubblica che poi diventerà Vesta e nel 2007 l'attuale Veritas.